pasticca, medicinali. C'è un casino di tavola pazzesco. Tazza. Latte. Bello freddo dal frigo. Frutta secca. Biscotti. Allora, ciao, qua è il vostro Santin Chan. Questa mattina parlerò di più dell'altra volta a cena, ma visto che vi piace questo formato di un videoblog durante il cibo, nell'ora del mangiare, allora mi filmerò in quest'altro formato. Questo è un video che faccio non solamente mangiando, ma questa volta parlando. Già nel passato ne ho fatti tanti. È un qualche cosa che avrei voluto dirvi da tempo, da almeno 6 mesi, 4 mesi. E infatti nel titolo ci sarà. Vi ringrazio a tutte e tutti voi di avermi fatto raggiungere i 2000 iscritti. In realtà non è proprio vero. Cioè, 2-4 mesi fa, chi se lo ricorda più, non me lo sono scritto, c'avevo 2200 iscritti. Lo sa bene Giuseppe Flaco Montefiore, che mi ha stappato lo spumante. Poi il giorno dopo c'avevo 1996 iscritti, poi sono saliti a 2000, poi sono scesi a 1990, poi sono scesi a 1900, poi sono saliti a 2100. Adesso ieri c'avevo 2000 risicati e oggi 1996. Molti canali li chiudono i propri utenti, molti canali li cancellano perché sono fake, molti canali commettono delle
cose irregolari per le quali li puniscono. Comunque molte volte mi capita che delle persone che io seguo, che io guardo i video almeno una volta a settimana, mi dicono: ma non ti sei iscritto al mio canale Santenchan? E io vado a guardare e non figuro come iscritto, eppure mi ero iscritto. Dei canali ai quali mi ero iscritto da anni. Poi un'altra cosa, una volta, adesso hanno cambiato formato, andavo a vedere nella lista dei canali e in molti non figuravo iscritto. Andavo al canale, figuravo iscritto. E anche per quanto concerne le visualizzazioni, oltre che le iscrizioni, in un luogo ti dice che hai 65 visualizzazioni, in un altro magari nell'editor che ne hai 70. Poi vado dallo Smart TV, dove non apro la sezione di YouTube, e mi dice che ha 85 visualizzazioni. I dati non sono sempre fedeli. VDQ mi dice che io ho più di 2000 iscritti. YouTube mi dice che ne ho di meno. A chi credergli? Vabbè, che qua non si sta parlando che YouTube ti premia se ne hai 100.000, di colpo te ne toglie 6 e magari pretende che gli ridai il quadretto del bottone rosso. Qua si sta parlando che non te ne viene niente, cioè averne 2000 o averne 1996, poi il giorno dopo 2100, poi dopo una settimana 1009, non cambia nulla. Io sapevo che le cose cambiavano, non so se dai 10.000 iscritti o dai 100.000 iscritti in su. Cioè 100.000 iscritti già ti danno il quadretto, magari ti daranno $1000 anche. 1 milione di iscritti ti danno un altro quadretto. 10 milioni di iscritti un altro quadretto. A PD e Pai gli hanno dato un quadretto speciale che non c'era prima perché ha 200 milioni di iscritti. Lui si può arrabbiare se gli tolgono di colpo 100.000 iscritti, perché passerebbe dall'avere 200 milioni di iscritti ad averne di meno, molti di meno. Quindi scende di rango. Ma io non scendo di rango se mi tolgono dai 6 ai 100 iscritti. Quindi faccio lo stesso questo video per ringraziare tutti voi di avermi supportato e forse sopportato fino a qua e di avermi fatto raggiungere 2000 video e 2000 iscritti, che tanto so che quando pubblicherò questo video avrò di nuovo 2000 iscritti, o magari 2100, o magari 1890. Quindi già io ho raggiunto i 2000 iscritti molte volte, e molte volte sono sceso di nuovo giù. Poi mi sembra l'altro ieri mi sono filmato cenando. Molti mi dicevano, anzi un amico mi ha detto, mi ha commentato: ti trovavo depresso? No, per fortuna no, è che ero stanco fisicamente,
E poi non sapevo che dire. Comunque, per evitare l'accavallamento dei video, perché io voi dovete guardare i miei migliori video che li ho fatti dal 2013 al 2016. Guardateveli tutti. E ne facevo tanti, ne facevo anche 3 o 4, a volte 5 la settimana, magari per 2 o 3 settimane non ne facevo nessuno. E poi ne facevo 5 a settimana e non capivo che così si accavallavano le visualizzazioni, per quello che ogni video mi dava 30 visualizzazioni, perché la gente non è che può seguirti video per video. Allora, oggigiorno la mia politica è cambiata. Aspetto almeno una settimana, a meno che non faccio una live o l'argomento non sia importante, ed ho imparato a programmare le Premiere. Voi cercate dei tutorial come programmare l'uscita di un video oppure di una Premiere, che la Premiere è come la live perché c'è la chat. Però facciamo il caso che voi oggi avete la disponibilità o in questa settimana di fare molti video, perché il vero YouTuber fa video in ogni momento, come io adesso che faccio colazione, poi leggo un libro, poi gioco col cane come ho fatto nel passato. Ma che succede? Che se carico oggi 5 video dopo averli editati, a parte che perdo tutto il giorno. Ma se carico oggi 5 video di 5 minuti e non ottengono molta visualizzazione, o magari 5 video di 15 minuti. Allora che devo fare? Che dovete fare? Che dobbiamo fare? Fare i video, se possibile, editarli per dargli un peso leggero. E poi quando si ha tempo caricarli, ma caricarli in differita, cioè tu devi sapere qual è l'orario migliore per rendere pubblici i video, li fai uscire mezz'ora prima, che così YouTube dà gli avvisi a tutti che sta per iniziare la Premiere. E se la cadenza ideale per il tuo canale è di 7 giorni, di una settimana, alle 5 del pomeriggio, tu hai fatto magari in una settimana 14 video. Allora già c'hai per 14 settimane il materiale. Poi non è detto che tu non possa caricare del materiale aggiuntivo. Ma sai com'è la vita anche? Molti dicono: scusate, ma negli ultimi 2 mesi non ho potuto caricare un video perché sono dovuto andare in viaggio per lavoro. Scusate, ma mi sono sentito male, non ho potuto caricare dei video perché non sono stati previdenti. Invece, prendo il medicinale. Quando si ha tempo di fare un video, lo si fa, si fanno molti, gli si edita, magari si sa che si deve andare a fare un'operazione. Allora, chi è appassionato come Tartar Tartar Alfa Omega di Sims, si fa qualche bella partitina in più, la edita. La pubblica in Premiere differita, che già la Premiere è una differita, ma per esempio deve andare a fare le vacanze a Miami, che è bella, io ci sono stato da giovane. Poi se questo video raggiungerà le 1000 visualizzazioni appena esce, io vi parlerò delle mie vacanze in Miami.
Allora che fa? Siccome magari è opportuno non pubblicare video dall'estero perché sanno che non sta in casa, ti possono entrare. Carica qualche partita di più. Fa qualche partita di più nei Sims. La programma. Allora, in un mese ci sono 4 settimane. Magari fa uscire ogni settimana una partita alla stessa ora e quindi si copre il buco creato dalle vacanze in Florida. Quando ritorna, il suo canale ha avuto attività lo stesso, ogni settimana un video, o magari ogni giorno, perché prima di partire fa 14, 15, 20 partite. Ci sono persone che filmano più di quello che pubblicano, quindi avrebbero materiale dal quale attingere in abbondanza. Poi di ritorno il tuo canale ha avuto traffico, ha avuto attività. Ci sono persone invece che perdono la partnership perché per 6 mesi non fanno nulla. E YouTube ti dice: guarda che se tu entro 6 mesi non fai un video, perdi la partnership, che poi è difficile perché a me me l'hanno data quando davano a tutto il mondo le monetizzazioni, per nulla le davano le monetizzazioni e davano anche la partnership. Oggigiorno, per avere la partnership devi avere la monetizzazione. Se io la monetizzazione me l'hanno levata il 20 febbraio 2018 per le 4.000 ore. Adesso, se perdo la partnership, devo di nuovo avere la monetizzazione. Invece conservo la partnership a prescindere dal fatto che non ho la monetizzazione perché continuo a pubblicare. Allora, pubblicate ogni 4-5 mesi perlomeno. Ma se avete del materiale in più o se volete essere preventivi per quando ci avete inconvenienti, dovete andare a studiare, a lavorare, a fare un corso di perfezionamento, eccetera. Biscottino, fate dei video in più. Dicevo, fate dei video in più, come io sto facendo ultimamente, perché non si finisce mai di imparare. Fate dei video in più. Oppure quando già ne avete caricato uno, come è successo nella mia ultima cena, che speriamo non sia l'ultima. Adesso io questo video che sto facendo questa mattina a colazione non lo carico di pomeriggio, non faccio la premiere questo pomeriggio. E no, almeno gli do, perché poi il 20-21 di questo mese di ottobre uscirà una premiere che è un video di musica rilassante. Vi invito tutti a guardarlo. Ogni giorno prima di dormire, di pomeriggio, di sera e soprattutto a condividerlo con le persone a cui volete bene. Così mi aiutate anche. A favore di camera, le fragoline del fiasco. Ma allora, già c'ho una premiere il 20 il 21 di ottobre. Già è uscita ieri o l'altro ieri una premiere programmata che ho fatto il giorno prima il video. E questo qua facciamo oggi veramente dovrebbe essere venerdì. Facciamo che la faccio uscire di domenica questa premiere, domenica alle 8:30 di sera.
perché il mio pubblico è alle 8, 8:30, che poi mi seguono anche dalla Thailandia, perché io guardo molti video di arti marziali. Un errore che ho fatto nei miei primi anni, e questo lo dico a tutti e tutti voi perché non lo facciate, era quello: io c'avevo il cellulare, lo smartphone Samsung Galaxy Yung 5360. Dal 2013 al 2015 volevo uscire dalla sessione di YouTube per guardare i video, non so perché lo facevo. Non commentavo, non davo like, e non davo like ai commentari con più like. E allora così nessuno sapeva della mia esistenza. Invece, da un paio d'anni approfitto di guardare anche altri video, non soltanto dei miei contatti, altrimenti rimango chiuso in una bolla. La community di Costantino, la community di Giuseppe Flacco, la community di Andrea Cappelletti, la mia propria community di iscritti. Invece io ogni video che guardo, per esempio di arti marziali, Bruce Lee, arti marziali filippine, thailandesi, giapponesi, cinesi, lascio un commentario, anche se so che il proprietario del video non mi risponderà mai perché c'è 1,5 milioni di visualizzazioni nel video 30 milioni di iscritti, ma mi risponderà qualcuno che legge il commentario. Poi io do like ai commenti a cui hanno dato più like. Quindi alla fine qualcuno mi segue, non dico che mi seguano migliaia di persone. Ma io comunque i video li guardo in YouTube. Di vari argomenti, il documentario su Pol Pot e Khmer Rossi, sottotitolato in inglese perché in francese, in Cambogia parlano francese, documentario su tutto quello che vuoi, gastronomia per esempio, non bisogna capire quello che fanno, basta guardare, poi uno fa le cose a modo suo, quello che capisce con la fantasia. Allora, ci sono molte amiche filippine che fanno dei video tutorial di gastronomia casareccia. Poi c'ho delle amiche spagnole o ispano-americane, messicane che vivono negli Stati Uniti. E quindi mi comunico con tutti e tutte loro. E loro ricambiano. C'è un amico, credo che è un tedesco, che è un cantante, Oldby, che io saluto, ciao. E lui guarda sempre i miei video, la gente li cambia. Però perché? Vi svelo un segreto che nessuno vi dice, perché voi vi fate vedere. Se voi caricate, io i primi anni, poi che non sapevo utilizzare l'editore Windows Movie Maker di Windows 7, gli mettevo a palla tutti. Infatti, in alcuni video sembra che io mi sto doppiando a me stesso perché l'audio arriva tardi. Poi non avevo attualizzato il pack 1 o 2 e il formato di Windows era molto pesante. Facevo dei video con il Samsung Galaxy Yung 5360 o con questo cellulare, il Nokia Asha 302 o con il Samsung 2121 o con l'LG KP215, tutti cellulari economici. E ci mettevo addirittura con la filmatrice video che mi si è rotta, funziona solo collegata a un televisore che fa da schermo. E ci mettevo ore a editare il video perché non li sapevo editare, e poi a caricarli perché c'avevo una connessione molto lenta. Dal 2010 al 2011, per esempio, ho avuto altri canali, ma non mi filmavo io, facevo degli assemblaggi fotografici oppure filmavo le strade. Ebbene, e non parlavo. Ebbene, ci mettevo tutto il giorno, e poi di notte che facevo? Guardavo i miei video oppure guardavo video di altri senza commentarli e mettergli like. Le cose sono cambiate, sto ricevendo
molti commentari da quando io commento, oltre che guardare i video di altri e mettergli like, commento siano video che hanno decine di commentari o decine di migliaia o centinaia di migliaia, non importa, io il mio commento lo metto, cerco di essere costruttivo, pertinente, di dare like e poi soprattutto di commentare i commentari più commentati, non so se mi spiego, e con più like. A volte vado a vedere il traffico verso i miei video e verso il mio canale e viene proprio dai video maggiormente commentati, maggioritariamente viene proprio dai video che io ho commentato e che gli ho messo like. E fate un po' voi, però se volete ampliare il novero dei vostri seguaci e dei vostri spettatori, guardate video un po' al di fuori dei vostri interessi, cercate arti marziali, ping pong, cercate in inglese martial art, perché se no guardate sempre cose in italiano, guardate cose fatte un po' in tutto il mondo, e questo è utile perché i fusi orari in tutto il mondo sono 24. Allora, se vi seguono tante persone ma solo dall'Italia, ci saranno ore nel giorno in cui nessuno vi segue. Invece, se non vi seguono tante persone ma da tutto il mondo, magari ogni ora ricevete 1, 2 o 10 commentari ai vostri video. E mi raccomando, cosa ancora più importante, dovete rispondere ai commentari subito, cosa che io all'inizio non facevo, ma soprattutto passare per il canale di chi vi ha commentato e commentargli un video, lasciando magari in secondo piano la riproduzione del video, dicendo: bellissimo video, caro amico, perché almeno non dite like per like, anche se l'altro vi ha messo like, voi dite bellissimo video, caro amico o cara amica. Magari in inglese non ci sono problemi di capire se è uno o una a fare il video, perché good video there is friend, è neutrale. E poi magari mettete il nome del canale. In questo modo lui vi contraccambia, o lei, commentandovi un altro video, e così tira molla, tira e molla, avrete molti commentari da molte persone, però rispondete sempre con gentilezza a ogni commentario, pure quelli ostili. Io a molti che mi insultano gli dico: potresti utilizzare un tono più civilizzato, comunque grazie caro amico della tua critica e di aver visto il mio video. Ti invito a guardare e commentare altri miei video perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. E di solito gli hater si sentono più provocati da un'attitudine di questo genere piuttosto che da insulti. Ma mi raccomando, né nei video né nei commenti cadete in provocazioni. Perché gli haters e i provocatori proprio vi insultano per farvi cadere in una trappola. Vogliono che voi vi comportiate male per poi segnalare il vostro commentario o il vostro video, così penalizzano il vostro canale. Invece non cadete nella provocazione. Lasciate il commentario che fa statistica, a meno che non sia un insulto troppo brutto. E rispondete con gentilezza pure agli insulti, così si sentono più provocati i provocatori e continuano a insultarvi, a perdere tempo scrivendo col cellulare e guardando minuti od ore dei vostri video. Io ci ho avuto una stalker hawaiana, ne parlo in molti miei video, che lei in un solo video ha commentato 185 volte. E mi ha fatto guadagnare molti minuti di visualizzazione e poi ha commentato le mie storie in community e altri miei video 170 volte.
E quindi mi ha fatto guadagnare visualizzazioni. Lei pensava di danneggiarmi. Allora, grazie di avermi fatto raggiungere le 2000 iscrizioni. Probabilmente saranno di più o di meno quando questo video vedrà la luce. Lo carico in Premiere, seguite tutti i miei consigli che io gli ho appresi in anni. Lo carico in Premiere differita, che già la Premiere è una differita, ma con la chat. Quindi molte persone credono che la Premiere è una live, ma nella Premiere, sia che la carichi, che la fai uscire al momento, sia che sia differita, tu puoi non partecipare. Ecco qua, guardate il mio supporto per il cellulare. È un coperchio di una pentola. Questo è il Nokia Asha 302 col quale mi filmo. Quindi ciao. Ciao, un saluto a tutte e tutti voi. Questo video andrà larghissimo, purtroppo, chissà, forse un'ora. Dicono di farli di 15 minuti, ma d'altra parte uscirà in Premiere e quindi sarà come una live. E le live dicono che invece con la chat devono essere lunghe. Sarà una Premiere differita. Chissà quando uscirà. Ma mi raccomando, chattate a più non posso. Ciao ciao.